Questa ragazza è triste, ha perso tutto. Ho visto cose che nessuno dovrebbe vedere. Ho visto aerei da guerra, missili, mitragliatrici, carri armati. Non potete immaginare la paura. Ero a scuola quando l'edificio è stato attaccato. Mia madre è venuta a prendermi per nascondermi dall'esercito siriano. C'eravamo abituati alla guerra, ci addormentavamo anche sotto i tiri degli elicotteri. Ho lasciato Damasco da sola. Gran parte della mia famiglia all'inizio è rimasta là. A volte questa distanza mi ha fatto stare male e mi sono chiesta perché non venivano da me. Doveva esserci una buona ragione. Questa ragione era la casa che avevamo impiegato anni per costruire. Abbiamo lavorato 9 anni per mettere da parte i soldi per comprare la nostra casa a Damasco. Siamo stati in quella casa solo 8 giorni, poi l'area è stata bombardata e ce ne siamo dovuti andare. Siamo a Domis, il campo di rifugiati siriani più grande del Kurdistan iracheno e di tutto l'Iraq. Qui vivono 60.000 persone, la metà circa sono bambini. Omar e Rojda, come tutti gli altri, portano i segni di una guerra che ha cambiato le loro vite e sono alla ricerca di una qualche normalità. Omar e Rojda sono arrivati nel campo con le rispettive famiglie circa 7 mesi fa. Le violenze, la povertà e la paura li hanno spinti ad attraversare il confine con il Kurdistan iracheno. Entrambi hanno perso più di un anno di lezioni e non hanno trovato posto nelle 3 scuole del campo già sovraffollate. Hanno però trovato uno spazio dove studiare e giocare, i 2 centri di accoglienza per giovani e per bambini aperti ad aprile dall'organizzazione non governativa francese ACTED. Abbiamo strategie specifiche per i bambini vittime di traumi. Ci basiamo sulla positività del bambino e su quella lavoriamo in modo da renderlo più forte e in grado di affrontare la vita qui nel campo e guardare al futuro. Omar, come molti altri bambini del centro, ha partecipato ad attività per valutare il tipo di trauma subito in seguito alle esperienze della guerra. Al centro oggi frequenta lezioni di ogni tipo e, se necessario, può essere seguito con attività terapeutiche. Questa è una lezione di curdo. Per me è molto importante perché la mia lingua materna è in Siria, era vietata. Giochiamo, facciamo teatro, ci leggono dei racconti, stiamo bene. È un modo per dimenticare, per non pensare troppo. Questi 2 centri sono stati aperti con l'aiuto dei fondi del Nobel per la pace conferito l'anno scorso all'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa EU Children of Peace, a sostegno dei bambini vittime di conflitto. I centri erano stati realizzati per 250 bambini, ma ne ospitano oggi oltre 1.000 alla settimana. A Domis i bambini sono 30.000.
Penso che i bambini costretti a vivere nel campo a lungo non riusciranno a ritornare a una vita normale. Sebbene i bambini abbiano un certo grado di resistenza, non basterà se continueranno a vivere in queste condizioni. Altre migliaia di bambini sono pronti ad attraversare la frontiera per sfuggire alla guerra in Siria. Ma oltre confine, ad Homs, la sicurezza si trasforma in uno spazio senza tempo e senza opportunità.